Erika D'Agostino, si è appena conclusa la seconda gara dell'Under 18 in pochissimi giorni. Seconda vittoria, una compagine che di anno in anno continua a confermarsi come il fiore all'occhiello di questa Digem. Sì, abbiamo recuperato una partita che dovevamo fare prima di Natale, l'abbiamo fatta oggi, dopo aver fatto martedì un'altra partita con il Bagnara. È andata bene anche oggi, sono contenta perché siamo riuscite comunque a inserire anche ragazze dell'Under 14, stasera avevamo la seconda palleggiatrice Martina che se l'è cavata abbastanza bene. Adesso domenica ci tocca la seconda divisione e anche lì siamo contenti di mettere in campo ragazze di 12 anni e un attimino le facciamo crescere. Questo è un momento in cui purtroppo bisogna spingere, e allora come cercare di arginare la tensione che effettivamente ha un ruolo determinante purtroppo? In questo momento stanno tenendo bene le ragazze e il gruppo, soprattutto stavo dicendo per questo inserimento delle piccole, perché comunque non sono abituata ancora con lo schema dell'inserimento. La partita insomma, più difficile la giocheremo contro il Polistena, ci stiamo preparando, le ragazze stanno crescendo, quindi speriamo bene. E la tensione invece della prima squadra che adesso veramente dovrà spingere, domenica altra trasferta, manca il risultato casalingo, manca soprattutto quello esterno, insomma manca una buona dose di fiducia, che però voi come gruppo avete sempre, perché continua il vostro trend positivo almeno dal punto di vista insomma emozionale e di interazione tra voi. Sì, sabato siamo a Cosenza, cercheremo di riscattarci dopo la brutta prestazione che abbiamo fatto in casa contro l'Elio Sozzi, nonostante una loro partita ben giocata. Speriamo di farlo già da sabato, poi abbiamo un'altra partita contro, ci sarà il derby contro la Sensation, anche lì dobbiamo fare i punti. Adesso è un momento di stagione in cui si tira qualche somma, alla fine non è proprio un campionato fatto con due o tre grandi, alla fine ci sembra di riscontrare che anche le squadre medie si stanno insomma presentando abbastanza agguerrite. Sì, si sono rifatte sotto alcune squadre che magari all'inizio sembravano completamente fuori dai giochi, insomma vediamo anche l'Elio Sozzi che era fra quelle che insomma lottavano per la salvezza, ora con questi tre punti che hanno conquistato contro di noi sono risalite e cercheremo di farlo anche noi nel canto nostro.